Ora dimostriamo quello che abbiamo detto poco fa nel video precedente, e cioè che allontanandosi il pianeta dalla massa centrale, dal centro della Terra in questo caso, quindi il satellite dal centro della Terra, quindi aumentando R, la velocità di questo satellite diminuisce. La dimostrazione è immediata, basta utilizzare questa formula dove si vede che gm non cambiano la costante di gravitazione universale e la massa della Terra. L'unico parametro che cambia è la distanza del satellite dal centro della Terra. Allontanando il satellite dalla Terra aumenta R e di conseguenza la velocità diminuisce. Diminuisce in un modo che è proporzionale all'inverso della radice quadrata di R. Quindi la velocità diminuisce con R, vuol dire che, presi per esempio due satelliti, uno blu e uno rosso, il blu più vicino alla Terra e il rosso più lontano, vediamo che il satellite rosso ha una velocità minore, v2, questa freccia è più corta di v1, quindi ha una velocità minore e poi si può dimostrare che anche un periodo più lungo, quindi il satellite più lontano, il satellite 2, va più piano, però ha anche un periodo più lungo, cioè ci mette più tempo a fare un giro. Questo è evidente per i pianeti del Sistema Solare. Ricordiamo infatti questa tabella dove all'aumentare della distanza dei pianeti dal Sole, Mercurio, Venere, Terra, eccetera, il periodo orbitale anche aumenta. Quindi Mercurio è quello che è l'anno più breve, poi Venere, la Terra e tutti gli altri pianeti allontanandosi dal Sole, quindi Marte, Giove, Saturno e così via, hanno tutti periodi più lunghi. Torniamo quindi al calcolo della velocità dei satelliti in orbita intorno alla Terra, o volendo dei pianeti del Sistema Solare in orbita intorno al Sole. Qui abbiamo disegnato due satelliti a distanze diverse R1 e R2, ma adesso prendiamo il caso del video precedente, l'esercizio della Stazione Spaziale Internazionale e il satellite geostazionario. La ISS, International Space Station, viaggia in orbita molto bassa, quindi appena sopra la superficie terrestre, piccolo raggio dell'orbita, mentre invece il satellite geostazionario orbita molto più lontano. E ricordiamo che questo allontanamento era necessario per allungare il periodo di rivoluzione, per portarlo da 1 ora e mezza circa a 24 ore. Ora vogliamo calcolare la velocità lineare di un satellite geostazionario. Possiamo fare in due modi: o utilizziamo questa formula e ci mettiamo dentro i valori, quindi g, la massa della Terra, e la distanza, cioè il raggio dell'orbita del satellite geostazionario, la distanza dal centro della Terra che abbiamo già calcolato nel video precedente, e è questo valore qua. Oppure possiamo utilizzare un altro modo, che è quello di non eseguire il calcolo diretto della velocità, ma di utilizzare il confronto con la velocità della Stazione Spaziale Internazionale. Infatti, ritorniamo ai due satelliti di prima, il blu e il rosso, e calcoliamo il rapporto tra le loro velocità, quindi la velocità del satellite rosso, che è minore, diviso la velocità del satellite blu, che è maggiore. E sostituendo alle due velocità questa formula, quindi gm su R2 e gm su R1, sotto radice, facendo le semplificazioni, otteniamo che il rapporto delle velocità è uguale al rapporto inverso, sotto radice quadrata, rapporto inverso dei raggi orbitali. Che sia rapporto inverso è ovvio perché la velocità e il raggio dell'orbita sono legati da una relazione inversa con la radice. E quindi il rapporto delle velocità è il rapporto inverso sotto radice dei raggi delle orbite. Quindi utilizziamo questa relazione applicandola non più a due satelliti generici 1 e 2, ma alla Stazione Spaziale Internazionale e al satellite geostazionario. Quindi V2 diventa la velocità del satellite geostazionario, V1 invece è la velocità della stazione spaziale. E il rapporto tra queste due velocità è uguale al rapporto, sotto radice quadrata, rapporto inverso delle loro distanze dal centro della Terra, che abbiamo calcolato prima, perché la Stazione Spaziale Internazionale ha questa distanza dal centro della Terra, che è poco più di un raggio terrestre, e invece il satellite geostazionario è molto più lontano dal centro della Terra, sono circa 6 raggi terrestri e mezzo. Facendo questo rapporto sotto radice otteniamo circa 0,4, circa 0,41, vuol dire che la velocità del satellite geostazionario è minore. Lo vediamo anche da questo disegno, questa freccia più corta è minore della velocità della Stazione Spaziale Internazionale, è minore di un fattore circa 0,41.
Quindi, se vogliamo calcolare la velocità del satellite geostazionario, basta moltiplicare la velocità della Stazione Spaziale Internazionale, che è questo valore qua, per questo fattore 0,406 e otteniamo circa 3,1 km al secondo. Questa è la velocità orbitale di un satellite geostazionario, è circa il 40% della velocità orbitale della Stazione Spaziale Internazionale, quindi rimane confermato quello che abbiamo detto finora, cioè che più l'oggetto rotante è distante dal centro della massa centrale e più va piano, la sua velocità è più bassa.